Ilari, i residenti sono preoccupati per la possibile realizzazione di questa cabina elettrica. Ci può spiegare nei dettagli di che cosa si tratta? Sì, beh, si tratta della realizzazione della cabina elettrica che poi dovrebbe alimentare la vasca di sollevamento acque di Piazzale Amendola. Però la cosa strana è che in tutti questi anni di progettazione non si è avuti un minuto di tempo per parlare con i cittadini, i residenti della zona che a questa mattina non sapevano assolutamente nulla dell'ubicazione, ovvero una cabina di circa 6 metri di lunghezza per 2 metri e mezzo di profondità che dovrebbe essere ubicata nell'unica zona verde che c'è del Lido, proprio in via dello Squero. Lei si è confrontato con l'assessore Tonelli? Ma assolutamente sì, perché diciamo che questa vicenda deve volgere al termine. Ci sono stati degli errori, ci sono state delle lungaggini e questa mattina ho interpellato l'assessore Tonelli per capire se era vero che questi cittadini non sapessero assolutamente nulla dell'ubicazione. L'assessore Tonelli si è scusata dicendo che non aveva ancora informato i cittadini, o almeno così ha riferito, e nei prossimi giorni ci sarà un confronto già da questo giovedì. Dovrebbe esserci una riunione che ci permetta di capire i reali motivi per i quali quella cabina deve andare lì, in un borgo meraviglioso, in uno scorcio dei più belli di Fano, piuttosto che in altre zone. E chiaramente coinvolgere i cittadini che vedono un danno d'immagine della città, un danno d'immagine per i propri appartamenti, per le proprie case. Ci sono anche delle attività ricettive economiche che svolgono la loro attività in quell'area. Ma questo argomento era già stato oggetto di discussione in Consiglio Comunale? Sì, abbiamo adottato una delibera che sostanzialmente siglava la servitù fra Enel e il Comune di Fano per la realizzazione della cabina in quell'opera, ma noi avevamo avuto altrettante delucidazioni e rassicurazioni sul fatto che i cittadini fossero al corrente dell'ubicazione, cosa che invece questa mattina non era accaduto. E poi la cosa strana è che ci sono altre ubicazioni che potrebbero essere idonee, sicuramente meno impattanti e che dovrebbero essere prese in considerazione.